Lo stesso dicasi per l'equilibrio, vedete si parla sempre di equilibrio dei ritmi. Equilibrio non è un qualcosa di statico, l'equilibrio come termine ci porta sempre a pensare a un qualcosa che si sta muovendo. Se io sto in equilibrio vuol dire che mi bilancio da una parte e dall'altra. E anche qua parliamo di equilibrio acido-base. E qua ho visto che tra i libri che hanno comunque portato questa sera, per esempio, ci sono dei libri, questo io ho letto, molto bello, con delle belle considerazioni, alimenti crudi ad erbe per una completa rigenerazione cellulare, e parla proprio di questo equilibrio acido-base. Quindi non devo essere sempre basificato, non devo sempre essere con un pH perfetto a 7, ma devo permettere che il mio organismo intervenga prima in modo fisiologico, cioè lui da solo, ad attivare dei sistemi tampone che sono già in atto, che lui sa utilizzare da solo all'interno. Se questo non avviene è perché entrano in gioco degli eccessi di acidi che vengono prodotti quando? Dai cataboliti, cioè dall'eliminazione di sostanze che noi introduciamo con l'alimentazione. E quindi, per esempio, con l'eccesso di proteine, ma l'eccesso di zuccheri ancora prima delle proteine. Lo zucchero è proprio il re degli acidificanti, no? E quindi anche qui abbiamo sempre un modo di operare, di scegliere tra gli alimenti che ci permetta di usare sì qualcosa che acidifica, ma qualcosa che tampona questi acidi, per esempio, soprattutto la verdura. E poi sempre come ritmo, rispettiamo il ritmo delle 24 ore, ma rispettiamo il ritmo anche dell'anno. Per come viviamo noi, non viviamo ai tropici, quindi lì è un clima diverso, al massimo hanno una stagione con le piogge, quindi più umida, è una stagione più secca, qui abbiamo ancora le quattro stagioni. Avevamo le quattro stagioni, perché stiamo perdendo anche quelle. Ma perché? Perché dopo tutto quello, e qui ritorniamo al discorso ambiente, cosa sta succedendo al pianeta? Se ne parla anche parecchio, c'è in atto una trasformazione importante. E quindi vedete come tutto sta intervenendo per l'obiettivo qual è, come dicevano le medicine orientali, tornare all'omeostasi, ai sistemi che rispondono l'uno con l'altro, simbolo del Tao per chi lo conosce, no? Dove io ho tutta la parte nera ho un pallino bianco, e dove ho tutto il bianco ho un pallino nero. E quindi quando io, che sono bianco, vedo tutto nero, in realtà poi posso scoprire che c'è tutto il resto bianco, è un po' come vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E quindi è questione di punti di vista, ma c'è uno scambio, ok? Di energie e di situazioni. Poi devo osservare eventualmente anche i campi di disturbo alimentare che io non chiamo intolleranze. In quanto possono esserci degli alimenti che in determinate fasi della nostra vita possono stressare un circuito di organi che non sono ottimamente in forma. E quindi posso non avere ancora patologia, ma posso avere, che ne so, un disturbo di un mal di testa particolare che mi viene perché non digerisco bene, quindi ho stomaco, fegato o pancreas che hanno difficoltà digestive, oppure perché ho un disequilibrio nella flora intestinale, quindi ho il sintomo da una parte diversa rispetto del corpo, rispetto a dove in realtà c'è il problema primario, quindi la catena causale di questi organi che non sono in equilibrio. Poi nel tempo mi danno un sintomo che è in una zona del corpo che magari non è interessata e non fa pensare a quegli organi. Ma spesso c'entrano sempre gli alimenti, c'entra sempre comunque l'alimentazione, nelle lungosciatalgie, nelle allergie, in certe cefalee, cioè in situazioni, nelle fibromialgie che non vuol dire niente, c'è sempre dietro un discorso di alimenti che stressano un circuito d'organi. E quindi io mi accanisco magari sul sintomo e non vado a vedere
tutto il resto, che invece è la fase più importante, o cosa metto nel piatto. E poi per ultimo entra in gioco anche lo stress ossidativo, si parla tanto oggi di radicali liberi, ecco, e chiaramente lo stress ossidativo è dato da inquinanti vari, metalli pesanti, dallo stress, dal campo elettromagnetico, da tante cose anche esterne, alcune non le posso più controllare. Quindi quello che posso controllare e fare meno peggio, perché ormai meglio non si riesce a fare, è sicuramente l'alimentazione e lo stile di vita nel gestire tutti gli stress che vivo nella giornata. E durante la malattia, l'alimento che abbiamo visto prima, la mente e l'ambiente, l'alimento può diventare un fattore di disturbo causa, quello che vi dicevo, stressa un circuito di organi e quindi mi dà il sintomo, malattia, che in realtà malattia è un messaggio che viene dato dal corpo affinché il corpo si svegli e dica aspetta un attimo, e anziché coprirlo subito, anziché prendere la pillola per il mal di testa, cerco di comprendere perché mi viene il mal di testa sul sabato e la domenica e quando sono in stress non ce l'ho, perché l'organismo risponde in una fase per esempio di recupero, infiammo più facilmente sabato e la domenica perché mollo di più la fase di stress. Allora devo andare a vedere quali sono gli organi correlati con questo sintomo. La mente può essere anche una causa, perché i pensieri e lo stress effettivo, lo stress emotivo entrano in gioco in un contesto di benessere o malessere. In più, se mettiamo insieme mangio male, in più sono anche strapreoccupato, stressato e quant'altro, è chiaro che ho già un binomio che non funziona. C'è un libro di Bottaccioli, La saggezza del secondo cervello, che infatti mette in evidenza quanto anche nei disturbi depressivi sia importante lavorare proprio sull'intestino, cioè sull'equilibrio intestinale visto come eubiosi intestinale, come flora intestinale, dove prolifera di più la flora buona rispetto alla patogena. E poi sempre l'ambiente, perché l'ambiente è meno controllabile, però è un fattore di disturbo e entra tra le cause o con cause o è la causa primaria. Campo elettromagnetico, geopatie, metalli pesanti, ne abbiamo tantissimi, inquinanti vari, ok? E quindi è sicuramente un discorso complesso e noi dobbiamo trovare delle soluzioni. Le soluzioni non sono per non togliere la malattia, le soluzioni sono inizio a usare delle cose quotidianamente, dei cibi quotidianamente, non una tantum, perché non sono il farmaco. Diventano farmaco, nel senso diventano alimenti che fanno da medicinale, da farmaco, ma perché che promuovono prevengono la malattia, che promuovono lo stato di salute e di benessere, perché li uso quotidianamente nel tempo, in mezzo a tutto questo marasma di situazioni che non sempre sono così controllabili. Quindi come intervenire in modo efficace, sia per la prevenzione che in presenza di malattia? Allora, il sistema, cioè l'organismo, il sistema più semplice ed efficace che ha per la performance, è il 70% della performance, è proprio di intervenire sul cibo come nutrimento. Quindi di solito noi il cibo come lo colleghiamo? Attenta qui perché sennò ingrasso, non mangiare questo perché fa male al colesterolo, oppure chi fa attività sportiva, quello non posso perché è doping. Cioè c'è sempre un messaggio non corretto riferito al cibo, spesso e volentieri. Ma questo anche nel battaglio pubblicitario. Prendi questo yogurt qua perché se no hai disturbi. Cioè ormai è collegato così. Vedono sempre quello che fa male e quindi dicono siccome questo stai male così, prendi quell'altro e sostengono questo tipo di comunicazione. Quello che io vi vorrei far passare questa sera non è di puntare il dito su niente, ma mettere solo del positivo per quello che possiamo raccontare riguardo a qualcosa di buono che possiamo fare in più, che mi sembra una soluzione
più adeguata anche alla serata. Quindi normalmente sul sintomo io cerco un integratore, perché questa è un po' la risposta attuale, no? Quindi integratore che può essere wellness per problemi cronici. L'integratore cosa porta? Un'integrazione quando c'è, prendo il magnesio se sono stressato, una carenza di minerali, di vitamine antiossidanti, vitamina C e A, aminoacidi nell'alimentazione, non mangio carne, vado a cercare, o sono uno sportivo, vado a cercare un pool di aminoacidi, di proteine specifiche dopo l'attività sportiva, integro. Mangio, non si sa come mangio, bene, male, cerco di mangiare bene, non ho capito, ma integro tanto. È più facile mandare giù una pillola che non mettersi magari 2 minuti in più ai fornelli o comunque andare a fare la spesa quando abbiamo la testa libera in modo consapevole. Perché noi quando andiamo dentro a fare la spesa nel supermercato praticamente prendiamo così molte cose e le compriamo per impulso. Soprattutto quando entriamo in supermercato e abbiamo fame e non abbiamo ancora cenato, non abbiamo ancora pranzato, ok? Quindi noi abbiamo delle alternative, io ho messo come supporto integrativo, no? Anziché utilizzare quotidianamente la pillola, posso usare del cibo buono, particolarmente buono e benefico, che vedremo con delle caratteristiche specifiche per ogni cibo, che possiamo chiamare superfood, alimenti o alimenti funzionali, no? E posso abbinarmi quotidianamente, sia che io sostenga il green, quindi sia vegano, vegetariano, sia per il sovrappeso, sia per evitare delle situazioni croniche, ma soprattutto nello sportivo, soprattutto per fare prevenzione. Quindi è un po' da sfatare ormai l'era del prendo la pillola, anche se è naturale, perché comunque lavora sempre con una stessa direzione, no? Andrà a coprire dei disagi, ma se è ponderale, cioè se io introduco 8 mg di magnesio, ammesso che li abbia bisogno, io sposto poi degli altri minerali, perché se ho un eccesso di uno, non so se ne introduco. È uno standard per tutti introdurne 375-400, no? Allora invece col cibo io posso aumentare un cucchiaio, diminuire un cucchiaio, e già cambia qualcosa. In più il cibo, che io introduco anche come alimento buono, superfood, viene digerito con un processo molto più fisiologico che non è una pillola, no? E quindi è molto più vicino alla fisiologia della digestione del corpo umano e quindi anche alla capacità che ha il corpo poi di assimilare questi principi, e questo è molto importante. Gli integratori sono quelli proprio definiti per integrare, quindi vitamine, minerali, tutto quello che abbiamo detto prima, e vengono usati proprio quando sono carenze importanti. Allora viene accertata una carenza importante, ok, devo integrare con della vitamina D, ho fatto delle analisi, effettivamente mi risulta questo. Sono in anemia, mi manca il ferro, posso già cercare dei superfood, degli alimenti particolari che mi aiutano a integrare ferro, perché di solito poi hanno anche altre vitamine che sinergizzano con il minerale stesso per l'assimilazione, ma eventualmente posso utilizzare anche un'integrazione. Posso usare un integratore come spinta delle varie fasi metaboliche. Cosa vuol dire? Che se io sono particolarmente in infiammazione, spesso e volentieri, quindi sono in una fase metabolica che sta troppo nel recupero, nell'infiammazione, io posso usare un integratore tipo una vitamina C ponderale, non dalla frutta, che mi permette un'azione vagolitica, cioè che mi porta fuori velocemente la fase infiammatoria. Noi vedremo dei cibi particolarmente ricchi che hanno queste funzioni. Quindi cosa fanno questi alimenti? Sono alimenti che stimolano la regolazione dei processi fisiologici, regolano. E quando regolo non stimolo e non inibisco, cioè è sempre una cosa molto più morbida, molto più vicina a questo ritmo. Favoriscono l'efficienza nutrizionale di tutto il sistema biologico, di tutte le reazioni biochimiche, grazie
grazie all'elevata biodisponibilità. Cioè, sono alimenti molto concentrati di micronutrienti biodisponibili subito, più facilmente assimilabili dall'organismo, perché l'organismo li riconosce come cibo, non come qualcosa di diverso che deve, come al solito, metabolizzare e eliminare con vie più complesse rispetto al cibo, ok? E quindi sono un valido sostegno dove nei processi metabolici, quando parlo di metabolismo non parlo di dieta. Metabolismo vuol dire far funzionare l'organismo, la biochimica della cellula. Quindi nel metabolismo ci sono delle fasi dove la cellula qualsiasi cellula del corpo umano, fa catabolismo, cioè sta bruciando determinati minerali, per esempio il calcio utilizza il fosforo, utilizza il potassio, il ferro, piuttosto che in un'altra fase dove la cellula fa anabolismo. Lo conoscono bene gli sportivi, chi fa sport bisogna fare un buon recupero, sano anabolismo, il che vuol dire permettere un recupero fisiologico dalla fase di stress e di consumo, di rinutrire tutto quello che ho consumato prima. E quindi qui intervengono per esempio altri sali minerali, il magnesio, ecco perché il magnesio è un antistress, perché il magnesio nutre la fase anabolica e non la fase catabolica. Ma se io sono già per esempio in infiammazione, l'infiammazione è una fase di down, non sto bene, no? Ho dolore, ok? Ho la febbre, sono in una fase di down, per cui se io do il magnesio su un dolore cronico infiammatorio peggioro la situazione molto spesso. Se invece do, perché nutre già quella fase, se ne do di più, ti do un surplus di cose che ti tengono in quella fase, lo so che lo stai consumando ma te ne do tanto. Se invece io devo portare fuori da quella fase, userò per esempio una vitamina C, userò del calcio che ha un effetto opposto al magnesio. Quando invece sono contratto, sono sotto stress, uso, quindi sono in stress, catabolismo della cellula, uso il magnesio per distendere, no? I muscoli, ecco perché il magnesio è considerato antistress come minerale. Quindi entrano nei processi metabolici, che vuol dire questo, nelle risposte immunitarie. E anche qui non c'è niente, adesso che arriviamo verso l'inverno, stimolo il sistema immunitario, no? Non stimolo niente, modulo il sistema immunitario, vale a dire cerco di dare anche dei nutrienti importanti che permettano all'organismo di sostenerlo in questa fase di cambiamento, perché per esempio la temperatura, il freddo interviene sullo stress della tiroide che ne risente di più, perché è la ghiandola che regola la temperatura, si occupa della termoregolazione, e quindi posso utilizzare una modulazione immunitaria, intervengo sull'equilibrio intestinale per creare osmosi intestinale, quindi lavoro sempre sull'immunitario intestinale. E nelle reattività neurovegetative, perché? Perché il cibo lavora anche sulla parte emozionale, lavora sulla parte nervosa, proprio come diceva appunto nel libro Bottaccioli, l'intestino è secondo il cervello. Noi quando mangiamo il cibo viene trasformato nello stomaco, poi intervengono dopo il duodeno, cistifellea, acidi biliari per la digestione dei grassi, pancreas con degli enzimi, intestino tenue, lì avvengono gli ultimi processi digestivi, inizia l'assimilazione e poi l'eliminazione. Quindi questo è il processo grosso dove la digestione inizia dalla bocca, quindi ricordiamoci di masticare bene, perché vengono già prodotti poi degli enzimi all'interno della saliva. Quindi in generale mantengono l'omeostasi di tutto il sistema, in particolare della matrice. La matrice è quello spazio tra una cellula e l'altra, che mi permette, come immaginatelo come un liquido limpido, trasparente, che mi permette di condurre meglio le reazioni biochimiche tra una cellula e l'altra. Noi siamo fatti di acqua, ok? 70% di acqua. Quindi immaginate che nella matrice c'è buona parte di contenuto di acqua. Se quell'acqua è sporca, per X motivi, perché mangio male, per l'inquinamento esterno, per
metalli pesanti, tutto quel che volete, per la non capacità del sistema, dell'organismo di buttare fuori quelle tossine, allora rimane impregnata, un'acqua sporca, e quindi più colloidale, come se fosse dentro in un vaso di acqua trasparente, inizio a buttare terra. Mescolo, torbida. Ecco, se la matrice è così torbida, o forma dei colloidi, cioè dei gel, delle sostanze più pesanti, chiaramente è logico che tra una cellula e l'altra, dove passano questi ioni positivi e negativi, questi minerali, tutto è più rallentato. Perché? Perché conduce meno. Siccome siamo conduttori, conduce meno. Allora il primo lavoro è sempre tenere un buon equilibrio a livello della matrice. Il superfood, siccome ce ne sono alcuni che sequestrano anche un mucchio di tossine, ne vedremo due in particolare questa sera, è importante utilizzarli quotidianamente. Ok, sono anche alimenti proprio puliti, più possibile da coltivazioni biologiche, dove vedrete anche nominare degli alimenti che arrivano anche da posti lontani. Da posti lontani, ma perché? Perché ogni alimento, ogni superfood, si cerca di andare all'origine di dove cresce nel modo ottimale, perché con quel tipo di terreno, con quella zona climatica specifica, la pianta e quindi eventualmente il frutto, la bacca, quello di cui parleremo, ha la capacità di assorbire le qualità migliori dal terreno dove diciamo è nativa, e nello stesso tempo con il clima si adatta a un sistema specifico e mette in atto tutto un pool di sostanze che prima sono benefiche per la pianta, cosiddetti anche antiossidanti, sono benefici prima per la pianta stessa, poi li stiamo studiando noi, abbiamo scoperto questa cosa. Poi è altamente biodisponibile, ve l'ho già spiegato, per il processo digestivo e quindi di facilmente digeribile, per aumentare la nostra performance. Ok? Quindi deve diventare un cibo quotidiano, perché se mi deve far bene, devo fare prevenzione, a grandi linee lo devo usare normalmente. Siccome ce ne sono tantissimi, dopo c'è la grande confusione che non so più cosa mettere, anche di tutti questi semini, non semini, cose strane, di cui qualcosa sicuramente abbiamo sentito parlare. Allora noi dobbiamo capire quando mi può servire una cosa, quando mi può servire un'altra. Magari ne uso due o tre per un periodo, altre due o tre nel cambio di stagione per un altro, in base anche alle esigenze, ok? L'OMS stessa raccomanda di assumere 5 porzioni di frutta e verdura fresca, no? Lo stavo insegnando anche alle scuole adesso. Utilizzando questi supercibi bastano meno porzioni giornaliere, perché non riusciamo a distribuire così 5 porzioni di frutta e verdura. Allora bastano questi cibi concentrati, spesso sono bacche o sono semi, che ce li possiamo portare, sono facili da portare in giro, in una scatoletta anche al lavoro, e quindi non abbiamo una scusa di difficoltà nel portarci nelle 24 ore quello che ci serve. E ce la frutta poi in quel periodo. Usarli tutti i giorni in modo variato in base alle esigenze, in caso di malattie croniche rendono più performanti le risposte terapeutiche, cioè parleremo per esempio di una bacca a cui io sono veramente molto affezionata, che è la bacca di Fisalis peruviana, che in realtà è un sequestrante proprio di tossine acide, lavora molto bene soprattutto sulla vescica biliare e sul rene, quindi durante terapie importanti come per esempio anche la chemioterapia o per chi fa dialisi, io la utilizzo normalmente perché vedo anche dalle analisi, per esempio, che si abbassa l'azoto, che riesce a sequestrare tutta una serie di sostanze importanti, nocive. Quindi mangiando 20 bacche una volta, due volte al giorno, io riesco veramente ad utilizzare questo alimento, diventa un super alimento perché ha una funzione specifica anche se ho malattia cronica.
però no, in una fase acuta è chiaro che se io pretendo di mangiare perché ho un problema al rene, ho una colica renale, mi mangio anche mezzo chilo di Visalis, non ottengo quello che invece in quel caso deve fare qualcun altro, ok? Però dove faccio prevenzione ancora meglio, e nel cronico rallento dei processi, ok? Vi è chiaro fino adesso? Tra un pochino inizio a farvi assaggiare qualcosa, perché così almeno mi tengo un pochino svegli e almeno vi ricordate più di quello che dico, perché qualcosa da assaggiare non li ho tutti, però qualcosa ho, e così facciamo passare i cucchiaini e iniziamo un pochino ad assaggiare. Quindi, prima di iniziare a elencare questi cibi, in un contesto pieno di cibo spazzatura, questi alimenti funzionali permettono il ripristino di tutte le risposte biologiche, e questo è un aspetto importante. Allora, andiamo a vedere, voi avete sentito parlare di omega 3, omega 3, omega 6, gli omega 3 fanno bene, dipendo dal pesce. Però ci sono persone che non tollerano il pesce, ci sono persone che scelgono di non mangiare il pesce perché hanno fatto una scelta vegetariana o vegana. Non sto portandovi verso una scelta di un tipo piuttosto che un altro, ma è solo che posso utilizzare degli omega 3 da altre fonti che non sono solo il pesce. Oltretutto il pesce è sempre anche più inquinato. Quindi cerchiamo in natura se c'è un qualcosa che ci permetta di avere un introito benefico, ottimale, di questi grassi polinsaturi che hanno un aspetto antinfiammatorio e fanno prevenzione, per esempio, sulle patologie cardiovascolari. Allora, tanto poi ci sono due tipi di semi. Da una parte quelli raccolti con la mano sono semi di canapa, e gli altri... È un po' sbucata la mia foto, Sì, esatto, chia o cia come la chiamano, ok? Li conoscete tutti? Vabbè, adesso ne parliamo anche. Parto dai semi di chia o cia. A volte sono macinati, a volte sono interi, ma sono piccolissimi, salvia ispanica. Era conosciuta già nei tempi degli aztechi in Italia. Allora, presentano anche triturati, quindi questi non me li faccio assaggiare perché poi dopo vanno messi come una farina, oppure come semini molto molto piccoli, un po' più piccoli della canapa, comunque piuttosto scuri. Allora, vediamo che proprietà hanno. Sono ricchi di proteine perché hanno poi tutti gli aminoacidi essenziali. Gli aminoacidi essenziali nell'adulto sono 8, nel bambino sono o 9 o 10, perché alcuni autori scrivono solo l'arginina, altri scrivono arginina e cisteina. Vitamine, 2 del gruppo B, la vitamina A, ma l'aspetto più importante è che contengono fibre vegetali, guardate, su 25 grammi, che sono 2 cucchiai di polli, 3-4 grammi di fibre. E quindi è un carico di fibre notevole, quindi con un cucchiaio, la dose è un cucchiaio al giorno, per chi ha problemi per esempio di rallentamento intestinale, così i semi di chia o la farina messi in uno yogurt per esempio, piuttosto che in un latte vegetale, che tra l'altro hanno anche un forte potere addensante, quindi se voi mettete i semini in un bicchiere di latte vegetale o in uno yogurt, vedete che poi dopo le mettete in frigo e ottenete come pudding, un budino, ok? Perché hanno questo potere addensante, proprio la fibra che trattiene tutta quest'acqua e mi permette di promuovere poi con tutta questa fibra il transito intestinale. Ma minerali più importanti dei semi di chia è il calcio, hanno veramente tantissimo calcio, e come grassi contengono grassi buoni, tantissimi omega 3, e anche qua su 25 grammi 5,2 grammi di omega 3. Calcolate, per chi non mangia pesce, l'introito giornaliero, il fabbisogno giornaliero nell'adulto di omega 3
per chi non mangia pesce, è di 4 grammi al giorno, ok? Soprattutto vegetariano e vegano. Nell'onnivoro che mangia anche pesce è 2, quindi 25 grammi sono tanti, ma io ti assicuro il cucchiaio, che sono circa 10 grammi, 10-12 grammi, copre comunque alla grande con 2 grammi e mezzo, quindi il fabbisogno dell'onnivoro lo copre di omega 3. A questo punto l'onnivoro può anche poi rallentare l'introito di pesce o comunque scegliere del pesce di piccola taglia, preferibilmente pesce azzurro che è meno inquinato. Quindi ognuno poi ha la sua opzione. Nel vegano vegetariano devo aumentare un pochino, quindi magari arrivo a un cucchiaio e mezzo per arrivare ai 3 grammi e mezzo, 4 di omega 3. Oppure posso prendere un cucchiaio di chia e prendere l'altro seme, che è la canapa o l'olio di canapa, di cui adesso andremo a parlare, ok? E sul discorso olio, dalla chia, dai semini spremuti a freddo, si ottiene questo olio di questo colore spettacolare, che è un olio antietà eccezionale, quindi si usa sul viso. Qui lo facciamo passare, chi lo vuole provare, vede anche la consistenza, 2-3 gocce, ha un odore suo particolare, però anche per gli uomini. Assolutamente sì, scusi, non avevo cioè ci mancherebbe. Ok, quindi in realtà noi introduciamo quello che abbiamo detto, però viene prodotto anche l'olio che ha questo uso. Mentre vedremo l'olio di canapa, lo usiamo proprio alimentare, questo è. Senta, quello che abbiamo assaggiato adesso sono i semi di chia? No, canapa tostata, perché sono quelli interi, quelli decorticati non possono essere tostati perché non hanno la protezione del guscio esterno, quindi perderebbero tutti gli omega 3 e gli omega 6. Il rapporto, adesso arrivo a spiegare la canapa. Sì, perché siccome lei parlava dei semi di chia, però sono due, ho detto, in chia non posso farli assaggiare perché sono dentro nel, cioè sono piccolini, quindi la proprietà della chia è l'apporto di omega 3, antinfiammatoria, e sono molto attive quando fai il caso di antietà, subito vedo che ok, apporto di omega 3, azione antinfiammatoria, quindi immunitaria, aumento del colesterolo buono, HDL, aiuto persino nella depressione schizofrenica, aiuto, non è facile, ma proprio perché l'omega 3 a livello intestinale disinfetta, quando io ho un disagio su quello che è la funzione di serotonina, la serotonina è un neurotrasmettitore che viene prodotto nell'intestino, per il 98%, non dal cervello, solo il 2% il cervello ne usa. Quindi è chiaro che anche nel depresso, che sono proprio questi studi dove adesso viene usata la vitamina D, ma usate, ci vuole un'integrazione. Anche lei vuole provare la nostra. Bisogna vedere quel depresso che per tutto magari mangia male, perché ha una voglia di mangiare, perché cerca i dolci, piuttosto che di solito un'alimentazione scorretta. Peggiora la situazione non avendo un apporto corretto di omega 3, quindi posso andare a integrare con poco prodotto, ecco, il discorso è che non ce ne vuole tanto, per cui basta inserirlo in un qualcosa, così anche in una minestra alla fine della cottura, non fatevi cuocere perché sennò perdono la loro proprietà. Poi sull'ipertensione anche, il non l'ipertensione essenziale, quella qui, l'intestino proprio perché assorbono tutta quest'acqua e hanno anche questo effetto di gel medicale, e quindi il gel diventa anche interessante perché è un gel che sazia nella dieta. Li prendi un po' d'acqua, un po' di latte vegetale, una mezz'ora prima di mangiare, mi aiuto l'intestino e nello stesso tempo miglioro anche se ho una fame. Se poi è fame nervosa non la miglioro perché bisogna curare la testa, è un altro problema.
ma se perché sono proprio coraggi e sono abituato ad andare tanto, devo ridurre le dosi, allora questo ha anche questa proprietà. Ok, poi vanno bene il celiaco, non hanno quadrupine e anche basso indice glicemico, quindi anche il diabetico. Anche il diabetico è un soggetto, ovviamente è una patologia cardiovascolare, dove sicuramente sul cardiovascolare danno anche chimicamente, no? Comunque le pillole di omega 3, si possono utilizzare anche le pillole, le dosi di corrette di chia o di canapa che andremo adesso. L'altra pianta appunto è la canapa, i semi che avete assaggiato erano semi di canapa interi, non decorticati, poi adesso vi spiego la differenza. E quelli interi possono essere leggermente tostati perché hanno un guscio di rivestimento che è più ricco di fibre, di carboidrati e meno di grassi, il grasso è più all'interno, e quindi leggermente tostati, anche se si riscaldano, non riesce proprio un attimo, non riescono a essere completamente degradati gli acidi grassi all'interno contenuti, altrimenti si usano i semi decorticati. Vedete, sono più chiari, come vedete da qua, poi dopo si rialzate. Poi ci sono anche delle degustazioni, c'è un pane fatto con la farina di canapa, c'è un cake, dopo faccio anche mangiare. Però, questi invece erano i semi che avete visto, che avete assaggiato ed erano leggermente quindi canapa sativa è una pianta ciclo annuale, cresce in qualsiasi terreno, prepara il terreno ad altre piante perché è ricca di minerali e quindi fertilizza i terreni anche. Fa parte della famiglia delle canapace, è ampiamente studiata adesso la canapa sativa, non l'indaca ha un contenuto di THC più alto ed è quello che è usato come droga. In realtà la parola droga è non corretta per definire un qualcosa di stupefacente. THC in una percentuale più alta ha un effetto stupefacente, ma in realtà c'è sempre un valore di THC sotto un certo range e quindi si può utilizzare normalmente. Oltretutto, dagli ultimi studi adesso, la canapa sativa, i semi della canapa, contengono dei cannabinoidi, sia l'olio che i semi, che sono delle sostanze che vanno ad attivare, ad azione antinfiammatoria, che vanno ad attivare anche dei processi fisiologici che l'organismo produce già dei cannabinoidi endogeni. Cioè noi li produciamo già, che hanno un effetto un po' come le endorfine tolgono il dolore, i cannabinoidi hanno un'azione antinfiammatoria specifica e il nostro organismo li sta già producendo. Chiaramente ci sono dei cannabinoidi della canapa che vengono studiati adesso per certi tipi di terapie del dolore, li stanno studiando per alcune terapie anche tumorali del dolore, li stanno studiando per l'epilessia, e quindi per altri interventi importanti. L'olio di canapa, quindi dai semi, così vengono pressati con un torchio, una pressatura a freddo, e si ottiene l'olio vergine di canapa, che è ricchissimo di omega 3, omega 6. Rispetto alla chia, qui si parla proprio di rapporto tra omega 3 e omega 6. La chia è molto ricca di omega 3. La canapa è bilanciata in modo corretto, come deve essere a livello ematico nel sangue, tra gli omega 3 e gli omega 6. Perché uso uno o l'altro? Se mi serve solo un'integrazione standard uso più canapa. Se io ho bisogno di dare un supporto in più a omega 3 uso canapa di base, un cucchiaio d'olio una o due volte al giorno o di semi, e aggiungo un pochino in più, per esempio un cucchiaio di chia al mattino, o mezzo cucchiaio, ok? Perché sto integrando un po' più il fabbisogno di omega 3. Quindi vedete come con la nutrizione si può lavorare in modo comunque esaustivo e completo su tutti questi sistemi
che servono per creare sempre l'equilibrio. Ok? Vabbè, le foglie di canapa penso che siano abbastanza conosciute. La maturazione degli acheni viene gestata dalle infiorescenze femminili e si ottengono questi, si raccolgono questi semi. Allora, l'olio della canapa ha un colore che varia dal verde più chiaro al verde più scuro, dipende dal tipo di lavorazione e dal seme stesso, dalla raccolta di quell'anno. È un olio pressato a freddo, non raffinato, quindi dal verde chiaro al verde scuro, complesso con vitamine E. La vitamina E ad alto contenuto nell'olio fa da antiossidante all'olio stesso, quindi fa da protezione. Ok, un 80% di acidi grassi poliinsaturi nel rapporto ottimale tra gli omega 3 e gli omega 6. Un 10% di omega 9, che è un monoinsaturo presente invece in abbondanza al 70% dell'olio d'oliva, extravergine d'oliva spremuto a freddo, e unico presente unico nella canapa, il GLA. Questo acido grasso, acido gamma linolenico, un 3%, ma non tutti, adesso ci sono alcune aziende che producono o comunque imbottigliano dell'olio di canapa che non contiene GLA. Quindi voi dovete assicurarvi che ci sia questa percentuale di GLA, perché sia vero olio di canapa, non lavorato in un altro modo, ma nella spremitura e nella pressatura a freddo riesco a mantenere anche questo acido grasso. Questo acido grasso cosa serve? Contenuto anche nei semi. E in piccola percentuale, molto di più nell'olio, perché nell'olio ho l'estrazione del grasso. Il seme mi contiene tutti gli aminoacidi, ok? Tutti gli essenziali, 20 aminoacidi, adesso arriviamo ai semi. La prossima slide sono i semi. Ok? Quindi è più prettamente dell'olio, una caratteristica più dell'olio, perché sto parlando della componente grassa, ho pressato il seme e ho tirato fuori la parte grassa. Quindi come percentuale è proprio legato all'olio pressato. Ed è, ha proprietà eudermiche, è un antiaggregante piastrinico, aiuta le difese immunitarie. L'olio di canapa, c'è stato fatto un congresso internazionale a Roma nel 2012 sull'olio di canapa e il Ministero l'ha autorizzato come prodotto, autorizzato al Ministero per le dermatiti, proprio per il contenuto di questo grasso GLA. Però ci sono degli oli di canapa, se trovate dei prezzi discordanti di molto, vuol dire che mettetevi nel dubbio che probabilmente non ha dentro quella componente, perché è un tipo di lavorazione comunque diversa. Perché comunque un buon olio di canapa supera, una bottiglia così al pubblico supera i 10 euro. Anche perché quando se ne usa un cucchiaino da tavola, da tè, due volte al giorno, fino a un cucchiaio due volte al giorno, integrato sempre dell'olio d'oliva, cioè noi mediterranei olio estravergine d'oliva, punto. Integro con un superfood, in questo caso olio di canapa, ma non lo sostituisco all'olio d'oliva. Qui è un modo, una comparazione, non si vede benissimo, ma per farvi vedere che l'olio d'oliva contiene in realtà l'omega 9 come acido grasso monoinsaturo. L'olio di canapa, vedete che il rapporto ottimale è omega 3 21%, omega 6 55% e GLA non è contenuto in nessun altro olio. L'olio di lino, che comunque il lino è conosciuto da tempo per l'omega 3, non è vero che non ne contiene, contiene un casino, però è sbilanciato tantissimo sull'omega 3. Tenete presente che se, io parlo per i vegani soprattutto in questo caso, per chi è iperattento all'alimentazione e ha paura di non inserire abbastanza omega 3, non andiamo nell'eccesso dell'omega 3. Perché se nel corpo umano ci deve essere un bilanciamento tra 3 e 6, 3, 1, 6, 3, come rapporto 1 a 3,
vuol dire che comunque io devo avere più omega 6 rispetto agli omega 3. Ok? Se vado in eccesso di omega 3, il rischio è che aumento lo stress ossidativo. Ok? E quindi produco più radicali liberi. È un po' come quando prendo un integratore di vitamina E, perché voglio combattere l'invecchiamento e i radicali liberi. Questo a un certo punto diventa pro-ossidante. E allora devo integrarla con della vitamina C, poi la devo integrare con la vitamina A, capite? Quindi è l'utilizzo quotidiano del cucchiaino, cucchiaio, bilanciato bene, punto, dell'olio d'oliva. Ma non vado in eccesso. L'olio di vino lo posso utilizzare, lo uso in piccole dosi, ma devo ricordarmi che a questo punto non ci aggiungo la chia, poi il sapore è decisamente diverso. L'olio di carame è buono, ho detto gusto un po' nocciolato, un po' di noce, ma il di vino effettivamente è un po' più difficile, ok? Poi adesso dagli ultimi studi sui semi di lino ci sono un po' delle controversie per la gravidanza e per i bambini, perché pare attivino una risposta su delle sostanze tiocianati che interferiscono sull'attività tiroidea. Quindi ci sono degli studi non terminati. Un olio di girasole, pensando ai prodotti biologici confezionati, contiene un 71% di omega 6. Anche questo non è da prediligere, perché l'omega 6 è prettamente infiammatorio, fa l'opposto dell'omega 3. Quindi un eccesso di omega 6, tutti i semi che mettiamo, semi di sesamo, semi di zucca, semi di qua e di là, la maggior parte è dentro più omega 6 che omega 3, tranne la chia e tranne la canapa che è la più bilanciata. Un'altra fonte di omega 3 sono le noci, le altre, tutta la frutta secca, è omega 6 come contenuto massimale. Quindi non eccediamo, non che non la dobbiamo più mangiare, sono equilibri dinamici, quindi non è mai l'eccesso di una cosa. Se un giorno ho mangiato 20 mandorle perché ok, però poi dopo so bilanciarmi nei giorni successivi e non utilizzare mandorle, mangerò noci, mangerò canapa e vado avanti in un certo modo. Se però lo utilizzo quotidianamente, la canapa, o come olio o come semi, mi dà un buon rapporto. I semi hanno delle altre caratteristiche. Ok, quindi l'olio di canapa, vi ho raccontato un pochino, no? Su due malattie antinfiammatorie, croniche degenerative cardiovascolari. I semi invece contengono 33% di proteine. Non è solo l'olio. Di là estraggo solo l'olio, ok? Non ho la proteina, è nulla praticamente. Quindi qui ho sempre bel 40% praticamente di polinsaturi nel rapporto ottimale 3-6. Ma ho anche le proteine, di cui tutti gli aminoacidi, 20 di cui tutti gli essenziali. Questo è già più interessante per altre cose, no? Poco carboidrato, quando invece io uso il seme intero, ho anche più fibra, perché il guscio è anche quello, e più carboidrato, quindi. Vitamine, sali minerali, praticamente calcio, magnesio, zolfo, potassio, ferro, cioè parecchie, no? Ok. Quando uso i semi decorticati, rinforzo il sistema immunitario, anche nel bambino piccolo, nel divenzamento, anziché usare il parmigiano, potete iniziare a utilizzare il cucchiaino da caffè, di alternare, ma una volta olio d'oliva, un cucchiaino, poi buona qualità, due o tre volte alla settimana l'olio di canapa, un cucchiaino da caffè al giorno, alternato poi ai semi di canapa, quelli non interi, quelli decorticati che sono morbidi, ok? Sostegno e rinforzo ormonale, no, nella fase premenopausa, menopausa, postmenopausa, c'è anche l'andropausa, visto che parlavamo di antichità prima, e sostegno della funzionalità nervosa, perché qui non ho solo gli acidi grassi polinsaturi, ho dentro anche il magnesio, ho dentro anche dei minerali, ho dentro delle altre sostanze. E poi, ancora interessante, è anche la farina, cioè
estraggo l'olio, dall'altra parte poi ottengo poi la farina che viene macinata sempre a torchio più freddo, quindi la parte estrazione del grasso da una parte, dall'altra la parte poi del guscio e del seme diventa farina. Alto contenuto proteico di aminoacidi, potassio, calcio, gli acidi grassi omega 3, omega 6 li contiene, però siccome la farina di un seme non necessariamente deve essere cotta, ok? Quindi se la uso a crudo, faccio un frappè vegetale, uno sportivo, voglio un apporto proteico, un surplus di proteine che non sia soia, che non siano proteine del latte o derivati animali, posso usare proteine della canapa date dalla farina di canapa, ok? È un surplus di proteico e le aggiungo da 1 a 3 cucchiai in un beverone, tanto lo sportivo beve tutto. In un beverone che può essere latte vegetale con un frutto, no? Dopo aver fatto attività sportiva e quant'altro. Se invece, come quello che andremo a assaggiare, il cake piuttosto che il pane, se vogliamo anche farvi fare in giro, magari intanto stuzzichiamo qualcos'altro, partiamo dal pane che sarà. Io direi dal pane, prima il pane, se ce lo mettiamo dopo, perché ci abbiamo ancora qualcosa. Allora, qui c'è la farina di canapa, in una percentuale circa su 500 grammi totali di farina di impasto, dai 30 ai 50 posso inserire farina di canapa, quindi 4,50, 4,60 di farina di faro, farine biologiche e poi un 30-40 di canapa. A quel punto è interessante non tanto l'omega 3 e l'omega 6, perché il calore della cottura in forno ne lo degrada, quindi non è vero che è un pane o una torta con dentro gli acidi grassi, no, anche se metto dentro i semini, no, li perdo, ma invece è interessante dal punto di vista proteico, dal punto di vista delle fibre, diventa un pane con un indice glicemico un po' più basso perché ho dentro una componente più proteica e ho più fibre, allora quello può essere interessante e quindi è un'integrazione proteica dello sportivo dell'anziano nella convalescenza che uso anche così nel cucchiaino, in uno yogurt o in un tanto che mi preparano quello, queste se ne parla infinitivamente, cioè le bacche di goji sono sulla bocca di tutti. Non rendono, sono rosse, ma non mi prende perché c'è il... non lo so perché è successo, qui sono rosse, ok, rosso già non me lo prendo, perché le fitte sono tutte rosse ma mi vengono in nero. Allora, il goji, innanzitutto il goji non compratelo nei sacchetti trasparenti, se possibile, proteggetelo dalla luce, perché sennò si ossida, ok, quindi mettetelo in... E altra cosa, che sia certificato biologico, perché il goji produce delle muffe nell'essiccazione che sono con anche produzione di aflatossine facilmente, quindi deve essere esente da aflatossine nei test e microbiologicamente chiaramente a posto e da metalli pesanti, questi sono degli aspetti importanti, quindi anche qua i vari prezzi di goji dipendono molto da... Ok, l'azione, perché io devo prendere il goji? Perché è un antiossidante? No, perché tutti sono antiossidanti. Là abbiamo visto per gli omega 3, qua perché? Perché ho bisogno, sono stressato, ho bisogno di tono. Allora, il goji è un tonico adattogeno vuol dire che mi mantiene l'energia nel modo corretto senza portarmi in iperstress, ma mantenendomi in un tono adeguato durante la giornata e permettendomi per le sostanze contenute anche un buon recupero, quindi fa un po' questi due aspetti. Ghiandola surrenalica che produce cortisolo e quindi cortisolo è l'ormone specifico dell'adattamento allo stress, dove agisce sul sistema immunitario, sul muscolo, apparato cardiovascolare, sono i punti più importanti. Sul muscolo e nello sportivo, perché se andiamo a vedere le funzioni, azione toniche
polisaccaridi specifici contenuti. Nelle dislipidemie, ecco il discorso cardiovascolare, ok, contiene le sostanze particolari, ottimo anche perché basso indice glicemico, quindi del diabete, quando mi viene fame di qualche cosa, di mangio questo, mi mantengo comunque un basso indice glicemico e non ho più. È solo farina di tappa. La funzione cardiotrofica data dagli aminoacidi ramificati, quindi il recupero, anche nello sportivo, poi la farina di canna, e le bacche di cuoci. Non c'è una testa, no, non è solo canapa, cosa dentro c'è? 10% di farina di canapa. Il resto? E di altro c'è scritto sulla foglia degli ingredienti. Adesso glielo dico. Quindi il glucosio è astenia, anemia, tono, adattogeno. Ma c'è farina semi-integrale di grano. Detossificazione epatica, questo è un altro aspetto importante perché lavora il pendolo con cisteina, cosiddetto colesterolo nuovo. E poi l'effetto antiossidante. Dell'effetto antiossidante l'unica caratteristica di cui vale la pena parlare del glucosio è l'azione indiretta. Sì, allora aspetta un attimo. L'azione indiretta, vale a dire un'azione diretta antiossidante per le vitamine contenute. L'azione indiretta è specifica solo nel goji di qualità perché è attiva, cioè va a stimolare le capacità antiossidanti del corpo umano, che produce già glutatione, catalasi, delle sostanze antiossidanti endogene. Le va a attivare. E questo dato da quei polisaccaridi contenuti nel goji. Quindi ha una caratteristica particolare. Questo dovrebbe essere tutto rosso, se qualcuno vede, se lo dirà così, è rosso, cranberry. Cranberry è di stile rosso americano. Protezione, metabolismo, protezione alle mucose. Da 1 a 3 cucchiaini. Metabolismo poi puoi integrare, fai il goji con la canapa oppure con io, ecco, li integro di solito 2 o 3, no? Metabolismo, protezione mucose, endoderma, quindi tutto quello che è viscerale. Se è protezione mucose, gengiviti, stomatiti, laringiti, gastriti, coliti, cistiti, vaginiti, tutto, uretriti. Ok, per i tannini contenuti, quindi protezione mucose per i tannini, tutte le IP, perché ha un'azione poi anche antibatterica. Nelle pastiglie che vi danno per la cistite c'è solo l'estratto delle protoantocianidine, invece è meglio mangiare la bacca intera, solo che in una cistite acuta, era il discorso di prima, la bacca non serve, lo faccio nel cronico, chi soffre cronicamente di recidive e cistiti può utilizzare come superfood la bacca di cranberry abbinato sempre un antinfiammatorio, può essere chia o canapa. Quali sono i segni? Ok, quindi anche le mucose del tratto orale, le batteriche, recidive del sistema Escobacter, sono palline di mito, tutto quello che è infiammazione. Questa è la fisagra, la parola chiave, quello che vi ho citato prima, è proprio l'omeostasi della matrice. La matrice, pulire. Questo è la bacca che pulisce. E verrà sempre più usata. Io sono 5 anni che uso questa bacca, è una delle bacche che mi dà più soddisfazione. È un pochino acidula come sapore. Ha un aspetto comunque. Lavora sull'aspetto diuretico e depurativo, quindi detossificazione, rene, intestino, mucose e anche vesciche capillari. Ok, contiene fibre solubili e pettine, anche qua facilita. L'effetto chelante, cosa vuol dire? Porto fuori tossine già dall'intestino e quindi facilito anche il transito senza essere un lassativo. Posso, per aumentare l'effetto lassativo, abbinare, per esempio in uno yogurt, metto fisali, fondamentalmente anche terapia. Troppa confusione. Ok. Drenaggio di sostanze acide, chi
ha già una patologia di qualsiasi tipo, prende tanti farmaci, produce più cataboliti acidi. Quindi 20 bacche alla sera prima di andare a dormire permettono a matrice di far pulizia alla sera. Oppure per chi ha l'azoto un po' alto, gotta, acidosi, acidi urici, calcoli biliari, benissimo. Chi fa chemioterapia, chi veramente fa terapie importanti, dove comunque nel beneficio di una terapia di quel tipo c'è poi tutto il non beneficio, quindi tutto il discorso di eliminare queste tossine. E poi contiene una protezione capillare attivista anche per la cuperosa. Per la cuperosa, grazie. È importante per esempio potete mangiarlo regolarmente d'inverno e in più mettere l'olio di chia perché funziona bene anche per quello. Quindi la fisalis, vedete, gotta, diabete, insiasi, biliare, acidosi, drenaggio durante le diete. Chi vuole dimagrire, chi ha cellulite, è tutto a matrice, è tutto a fisalis. Ritenzione idrica e edemi, stizi in quanto porta fuori tossine e i vari tipi di calcoli. Poi qui abbiamo un'altra cosa da passaggiare, intanto qui ci avevano fatto assaggiare il miglio con la chia. Mi piace la conversione, intanto vi fa passare questo e vi racconto questo passaggio. Grazie. Adesso parliamo di questo grano saraceno germogliato, che è una cosa molto particolare. Allora, il grano saraceno è uno pseudo cereale. Cosa vuol dire? Che insieme alla maramanzo e alla quinoa, che appartengono di più alla tradizione del nord del Sud America, il grano saraceno appartiene di più alla nostra tradizione valtellina. Comunque cioè, è praticamente coltivato proprio in tutta la zona del nord Italia, soprattutto la valtellina, ed è famoso per la farina, no, di grano saraceno, per i zuccheri. Ma ha una caratteristica che insieme a quinoa e amaranto, essendo pseudo cereale, ha tutti gli aminoacidi essenziali. I cereali sono tutti carenti di lisina, il mais anche di trittofano. Il grano saraceno, quinoa e amaranto invece li contengono tutti e 8 quelli essenziali. E quindi questo è un aspetto anche importante. Basso indice glicemico, tantissima fibra. Quindi anche qua funzionalità intestinale o sequestrante di tossine. Questo tipo di germogliazione particolare appena iniziata e poi interrotta con una cottura a crudo, vale a dire non supera i 40 gradi. Questo è il grano saraceno che state assaggiando, che può essere messo anche in salate. È molto croccante, però una preparazione assolutamente aggiunto alla fine ed è già pronto quello lì. Quindi, tra l'altro appartiene alla famiglia di poligonacee, quindi ha le stesse caratteristiche nutritive del cereale e legume perché ha tutti gli aminoacidi, no? Quindi è completo, ricchissimo di fibre e in realtà ha anche tutti gli aminoacidi contenuti nei legumi che rendono praticamente, quando voi fate la zuppa, cereale più legume, è un piatto di, si dice, completo, no? Vegetale ma completo, perché riesco a coprire tutti gli aminoacidi essenziali, quindi i cereali sono carenti di lisina, i legumi di metionina o aminoacidi solforati. Ecco, il grano saraceno ha già dentro tutto questo, quindi potete permettervi di mangiarlo tranquillamente come piatto unico già completo, con basso indice glicemico e fibre. È più invernale come tradizione.
però questo qua crudo assolutamente lo potete raggiungere agli insalati così a testato. Poi io vi ho messo una cosa che arriva dal Brasile, perché io vado in Amazzonia in missione e questa è una foto che ho fatto io di un bambino brasiliano con le mani sporche di açaí. Açaí è, se ne sente parlare, è un frutto come una ciliegia grossa, è una truffa con tutti questi acini di una, che crescono su una palma molto alta. È una palma spontanea dell'Amazzonia. Il frutto è una truffa in 700-900 pannocchie che viene raccolta a mano. Questi bambinetti vanno su sulla palma con macete, tanti tirano giù tutto e poi viene spremuto, all'interno c'è un nocciolo grosso e si ottiene questo succo al momento. Da noi è reperibile sotto forma di polvere liofilizzato disidratata. Vendono anche le compresse, ma nelle compresse c'è solo una componente, un po' come il cranberry. C'è solo una parte del principio attivo dell'açaí. In realtà l'açaí è ricchissimo di sostanze, nutrienti con le stesse proprietà per esempio dell'uovo. Allora la parola chiave è: quando io sono un po' giù, mi posso tirar su con l'açaí, un piatto molto meno sportivo perché è diventato famoso alla squadra del Brasile, perché Pelé tutte le mattine loro si facevano questi contenitori, questo succo di açaí, che in realtà è un succo denso, poi tagliano una banana, ci mettono nelle noci del Brasile e questo è la loro colazione di cibo. Quindi energia, vitalità, protezione, apparato cardiovascolare, metabolismo muscolo. Se il goji è un adattogeno, l'açaí spinge un po' di più, sostiene un po' di più. Fase, quindi non alla sera, a meno che uno debba lavorare di notte. Quindi protezione cardiovascolare, azione sul metabolismo, sostegno muscolare, ecco, profilo proteico simile all'uovo con un alto contenuto di calcio. Quindi quando io ho un surmenage, cioè devo sostenere la persona veramente, soprattutto lo sportivo o comunque un bambino. Nelle diete per la perdita di peso vi vendono, ho scritto perché vi vendono le pastiglie, ma è solo una delle componenti contenute nel frutto. Ma noi parliamo di alimentazione, quindi di alimenti che hanno delle caratteristiche più globali e molto più vicine anche per essere riconosciute e digerite dall'organismo. Poi abbiamo il cacao che è crudo. La temperatura, bassa temperatura al cacao ha delle caratteristiche importanti, sia la fava di cacao, che penso che tu abbia la fava di cacao, ricchissima quindi di minerali, altrimenti il cioccolato è già una lavorazione con dei grassi, degli zuccheri, o comunque anche il cacao ad alta, estratto ad alta temperatura, perde tutta una serie di caratteristiche, tra cui proteine, grassi, carboidrati, ma soprattutto ferro, zinco, rame, calcio e magnesio. Un alto contenuto di zolfo che lavora nel sostegno della formazione unghie, capelli, ok? E quindi questo cacao crudo non è torrefatto, quindi regola di solito la pressione, perlieva magnesio, serotonina e di triptofano, che è un amminoacido essenziale che è il precursore della serotonina, modula poi l'umore e quindi ha un effetto antidepressivo ansiolitico. Ma antidepressivo ansiolitico, cioè modula, non è né uno né l'altro, fa un po' questo tipo di lavoro. Poi in realtà ci viene voglia di cioccolato, di cacao quando, magari prima del ciclo, perché abbiamo più bisogno magari di minerali come per esempio il magnesio, il cacao è ricchissimo in magnesio, però è meglio utilizzare la fava di cacao. Mangiate 3-4 fave al giorno, vi tolgono, per chi ha magari anche fame nervosa, vi tolgono la fame nervosa, vi compensano subito anche quella sensazione. Poi io ho messo camu camu, anche questo rosso, arriva dal Brasile. Parlando di vitamina C, la parola chiave è regolazione, quindi voi pensate di essere in infiammazione, prendete l'aliofilizzato di questo frutto, quindi in polvere. L'aliofilizzazione
è quella che costa di più come procedimento, ma è una criosticazione, no? Quindi posso, parto dal frutto appena raccolto, lo porto a bassa temperatura, estraggo l'acqua. L'acqua, privando l'acqua, non do nutrienti per batteri e quant'altro, e ottengo poi, con un processo un pochino più lungo, questa polvere, regolazione immunitaria, infiammazione capillare, cellulare, quindi mi porta fuori dall'infiammazione. Ho raffreddore camu camu, quando la vitamina C, mattino, primo pomeriggio, perché altrimenti mi porta in tono. E alla sera, se la prendo la sera, dopo non dormo. Ok, quindi tonico stimolante, la vitamina C mi permette anche di assorbire meglio il ferro. Nelle anemie posso utilizzare quasi un cucchiaino da caffè la mattina, perché ha un contenuto di vitamina C altissimo. Un altro aspetto importante è il sostegno dello scheletro, formazione di osso nuovo. Quindi la vitamina C entra in sinergia con il calcio con e con il silicio per, e la vitamina D per il sostegno delle ossa. Adesso qui c'è messo torno. Torno. Torni? Poi ci sono vari tipi di alghe. E non so, magari la macrobiotica, io prettamente non uso macrobiotica come tipo di alimentazione, però sono state usate tantissimo, no? Partendo da questo concetto. È un gruppo eterogeneo di organismi, circa 50.000. Hanno la proprietà di operare tramite la fotosintesi olivindiana e si suddividono in base all'acqua dove crescono in alghe di acqua dolce o di acqua salata, quindi marine. E sono stati i primi esseri viventi dotati di un sistema cellulare complesso. Poi ci sono delle alghe anche unicellulari che sono microalghe come la clamata, la clorella, e alghe invece che vengono utilizzate in piccole dosi nel quotidianamente nelle varie preparazioni. Possono essere triturate, anche aggiunte in polvere o leggermente triturate, e hanno delle caratteristiche diverse una rispetto all'altra. La combo per chi ha problemi di tiroide è quella da evitare nel caso di ipertiroidismo, e comunque anche nell'ipotiroidismo da prendere con le pinze, soprattutto se si sta già assumendo farmaco tipo tiroides. La combo viene di solito utilizzata a pezzetti, così da mettere per esempio per migliorare la cottura dei legumi e evitare la fermentazione poi a livello intestinale. L'acido caenico contenuto interviene molto sui vermi intestinali. Non serve necessariamente mangiare l'alga, quanto nella cottura di una minestra libera già tutta una serie di principi importanti, tra cui questo acido. Cromo, quindi lavora sul discorso del metabolismo, iodio è assolutamente una delle più ricche di iodio. E i fucoidani, che vedrete nominati altre volte, sono studiati come anticancerogeni. Se le alghe, anche con il mare inquinati, anche con tutto quello che c'è stato nelle varie centrali nucleari, continuano a resistere, vuol dire che hanno delle capacità, delle risorse loro endogene, quindi che loro producono delle sostanze che riescono a combattere tutto l'inquinamento, gli inquinanti che stanno aumentando nel mare, perché comunque continuano a resistere. Wakame. Allora, wakame, c'è un'altra wakame, cosa c'è? Anori, sonda, anori. Anori. Ecco, la combo è questa, vedete tu, è più larga così. Di solito si usa un pezzetto di questa dimensione per una zuppa. Wakame è interessante per la fucoxantina, che è una sostanza che scioglie i grassi, e poi sono tutte comunque ricche di, io ne ho messi due o tre di sali minerali, no? Per dare delle caratteristiche più specifiche, ma in realtà sono ricchissime di sali minerali
e di acidi grassi, anche omega 3, così, per cui effettivamente sono interessanti, è che magari nella nostra tradizione culinaria non sappiamo dove collocarle, ma ci sono anche già dei preparati triturati con dei sali anche con dentro le alghe, quello che potete fare voi, prendere del sale rosa dell'Himalaya, aggiungerci per esempio dei semi di canapa e aggiungerci anche un triturato di alghe. Sicuramente non la compu, utilizzate delle altre alghe con delle caratteristiche dove c'è meno contenuto di iodio, tipo l'iziki, la nori. Nori ha dentro meno iodio. L'iziki è ricchissima di ferro, la nori di taurina che lavora sul colesterolo e sempre di sostanze antitumorali. Quindi ognuna ha delle caratteristiche diverse. La rame è questa qui, e quindi si sbriciola anche facilmente, ha dentro dei fitoormoni. È un po' come quando fate i germogli, no? Nei germogli cos'è? La parte nativa del germoglio che si forma con i mangiati germogli, dei vari semi, anche dei vari legumi, perché anche le lenticchie germogliano. Il germoglio è un pool, è una fucina di concentrazione di principi, tra cui anche fitoormoni, amminoacidi, sali minerali, persino acidi nucleici. Le alghe più o meno sono sulla stessa visione. Agar agar è un'alga che diventa densante come fibra alimentare, e qua vi fanno assaggiare già qualcos'altro che io volevo anche assaggiare, questo qua non lo mettiscono a fare dalla gelina. Sì, alga, succo di mela, e qua ci aggiungo la frutta. Esatto, questo è buonissimo. Quanto ne hai messo questo? Un litro? No, ci dai la ricetta, scritta. Complicato. Brava, si è consulta, così che abbiamo pensato noi, si può fare anche con il vegetale. Certo, perché comunque anche la gelatina, dal suo tempo c'è fibra alimentare, per cui la fibra è sempre una assorbente, ecco perché viene dato il colesterolo ai miei schizzi, perché la fibra aiuta sempre ad assorbire, aspetto che l'ante e sostanze che possano creare questi lipidici importanti. Poi c'è la dulce, anche questa, la nori e la dulce sono quelle più utilizzate per i bambini, nori e dulce. La dulce è ricchissima di ferro, quindi nel discorso delle anemie, sempre sui torboni, vedete? Il mucus è un altro che va utilizzato in piccole dosi, per l'altro contenuto di iodio. Ma viene utilizzato anche nei casi di reflusso di problematica della mucosa gastrica. Poi c'è l'alga kelp in polvere. C'è la tienesia anche con il invece del brodo si va per il succo di mela, quindi diventa dolce. Se volete. E poi qua ci aggiunge le fragole, la frutta. Chiarino, eventualmente potete prendere una puntina, o comunque sentite l'odore che sembra di essere al mare. Vediamo il giro adesso arriva la yacht. Sì, perché l'odore è quello. Ve la faccio passare. Quindi l'alga è in polvere. Nelle coste rocciose del Mar Atlantico, quindi arrivano quasi tutte adesso dopo che si è concluso il discorso del Giappone, chiaramente si cerca di reperire anche nell'Atlantico. Viene raccolta nel periodo estivo e presenta questo colore un po' scuro, e l'odore è proprio salmastro. Stimola la funzione endocrina e quindi anche qua siamo sulla funzione della tiroide, quindi fucus e kelp sono le alghe da usare il meno possibile, da non usare chi ha problemi della tiroide, e queste in verità le trovate in complesse, però se ne parla. Io la clorella ce l'ho anche in polvere, la più, le più interessanti sono la clama, che penso avete sentito nominare,
è un pool perfetto di minerali e di microelementi, vedete, con fattori, acidi nucleici, cioè veramente c'è dentro l'improponibile. Ha un effetto regolatore immunologico del sistema immunitario, sempre in moderazione, e promuove appunto, cioè, la morte delle cellule tumorali. Tutte le altre in generale stanno, sono studiate per quel fronte. Poi c'è la clorella, che la trovate o in compresso oppure in acqua, che ha invece la capacità proprio di proteggere le contaminazioni tossiche, già la chiama, lo fa la clorella ancora di più. Quindi protezione da metalli pesanti da radiazione, ricchissima di aminoacidi, di bugliotti essenziali e di vitamine D. Guardate che nelle microalghe che trovate in compresse o in polvere come la clorella, soprattutto lo dico per i vegani, non pensate di assumere vitamina B, sicuramente assumete le altre vitamine del gruppo B, ma non la B12. La B12 deve essere integrata, non può essere presa da una vitamina. Perché non è una garanzia, cioè non è assorbibile come tipo di vitamina, anche se in parte è presente. Quindi per chi è vegano a cicli bisogna assumere anche il vegetariano. Il vegetariano che mangia una volta ogni tanto le uova non sono sufficienti per coprire il fabbisogno di vitamina. Io personalmente prendo la B12 magari 2-3 volte a settimana, poi mi dimentico per un po' della pregio. È del resto a cicli perché è una vitamina. Quindi è una vitamina che si deposita a livello epatico e viene rilasciata per l'ovvio. Però passo, perché la carenza di vitamina B12 non la vedete mai, se non quando avete importanti problemi neurologici o vascolari. E siccome quando fate l'analisi del sangue il range è talmente alto, va da 200 a 600, 700, quello che è, quindi avere 250, non avere l'asterisco, uno dice vabbè, io sono a posto, no, è la carenza, perché è troppo alto. Allora dovete fare un'indagine con l'omocisteina. L'omocisteina mi dà, siccome entra nel metabolismo della metionina, di un aminoacido che viene utilizzato per convertire l'omocisteina in metionina, viene utilizzata la B12. Voi se vedete alta l'omocisteina, quello è il range per capire, è l'analisi da fare. Se vedete alta quella vuol dire che il mio organismo non ha più la capacità o perché manca acido folico o perché manca B12 o perché manca betaina, ma tra le tre la più facile di carenza è la B12. Chi è più soggetto a dover avere anche l'integratore di B12? Anche se è un bambino, chi prende metformina, quindi il diabetico, oppure c'è un 1% della popolazione che ha una carenza genetica nella capacità di riassorbire poi. Però fondamentalmente sono anche che ne contengono in parte, ma non sono assorbite. Pastiglia sul linguale. La B12 non c'è, non ci sono. Io sto a B12 proprio. E poi l'altra microalga è la spirulina, quindi questa invece è interessante per le proteine. Questa è tra le microalghe quella più ad alto contenuto proteico. Ha tantissima lisina, la lisina è un aminoacido che si deposita nel muscolo. Ferro per la biodisponibilità e il solito pool comunque di vitamine e minerali. Tra le altre alghe, quella che ha meno acidi nucleici è quella più tollerata del terzo e la cotta. Però non è così tassativo, non posso prendere altre alghe perché la cotta, tanto posso prendere la chicchia. Prendo la chicchia la sera e la borsina e riduco la gelaticini e carne. Mi intrattiene con le ricette. Ok, io ho messo un'ultima foto del piede marcia perché si inizia a parlare tanto.
giapponese che si ottiene da alcune foglie di tè particolarmente, è un tipo di lavorazione particolare, messicazione lenta, che poi vengono polverizzate, si ottiene questa polvere verde, verde proprio brillante, comunque con una consistenza molto leggera, ed è il migliore tra i tè verdi. Poi in realtà di tè matcha anche qua ce ne sono di diversi prezzi, con diverse caratteristiche. Il tè matcha ha un 30 grammi di qualità, supera sempre i 20 euro, 30 grammi. Si usa mezzo cucchiaino da caffè, un cucchiaino da caffè. Non si fa come il tè normale, comunque tutti i tipi di tè, soprattutto sencha, tè verde, matcha, vanno fatti tutti a temperature inferiori agli 80 gradi, cioè non deve bollire l'acqua, per mantenere le proprietà antiossidanti, le catechine contenute, ok? Il tè matcha può essere messo anche in una bottiglietta da mezzo litro d'acqua. L'acqua al massimo deve essere tiepida, oppure acqua a temperatura ambiente, e bevuto nella prima parte della giornata. La caratteristica più importante, oltre all'effetto antiossidante caratteristico un po' di tutti, comunque anche del tè verde, è proprio di contenere tra le sostanze polifenoliche la teanina, che è una sostanza antistress, quindi non attiva basse concentrazioni, cioè con poco prodotto così diluito. Non contiene tantissimi eccitanti, ma contiene questa sostanza che invece è un modulante dello stress. Parliamo sempre di ritmo e di modulazione. Le alghe sono immunomodulanti, questo è una sostanza antistress, quindi modula lo stress nell'arco della giornata. Questa è un po' la preparazione con 500 ml entro le 6 ore dalla preparazione. È molto molto gradevole, molto gradevole. E quindi con l'infusione del tè, questa è un'altra cosa che vi ho scritto, si mantengono solo il 30% delle catechine, delle sostanze, dei polifenoli, cioè delle proprietà benefiche di un tè verde. Il tè matcha con questo tipo di lavorazione, essiccazione e polverizzazione, e poi utilizzato quell'acqua fredda, temperatura ambiente al massimo tiepida, riesce nella sospensione a offrire un buon 70% di questi polifenoli, di queste sostanze. Quindi diventa un tè fortemente pregiato che appunto va utilizzato però in concentrazioni bassissime. Chiaramente io vi ho descritto alcuni di questi, ne ho scelti un po' così di superfood, ce ne sono tanti altri, però capite che il taglio che io volevo dare un po' a questa serata è: cerco dagli alimenti qualche alimento particolare, ormai il modo per fare prevenzione o il massimo nella patologia per evitare di peggiorare una situazione che sta già degenerando, ma con i nutrienti, cioè con la linea vicino più all'alimento che non a un integratore come concetto. E seconda cosa, vedete che di ogni superfood, tutti antiossidanti globalmente, ma ognuno ha cercato di dare un taglio più specifico, perché altrimenti uno non sa più, mangio questo, prendo l'altro, non so più, metto dentro. Non è che dobbiamo usarli tutti, l'uso deve essere quotidiano, a cicli 1, 2, 3, 1, poi dipende da come sto, cambio di stagione, posso alternare, sono più sotto stress, userò determinate cose, sono più infiammato, userò più camucano, più alghe che contengono tante vitamine, cioè, posso scegliere queste preferenze di cibi in base a come mi sento e a quello che voglio ottenere o quello che sto vivendo in quel momento. Bene, spero di avervi illuminato e non tediato più di tanto. Penso che ci sia ancora qualcosa da assaggiare. Ah, questa è il non plus ultra, perché questa è la crema di macadamia. Che direi che la buttate proprio come un cioccolatino finale, chiamiamolo così. Mi sono piaciute le assaggi. Ok. Niente, per cui direi che insomma io penso di aver concluso il mio lavoro.
dopo. Se poi volete vedere, qua ci sono un po' di libri interessanti. Tra i libri interessanti che io avevo già perché questo è un libro che io consiglio la leggere a tutti, Il dilemma dell'omelicolo di Pollan. Quindi me ne ha portata la libreria, me ne ha portati diversi, perché effettivamente è un bel libro. Cosa si nasconde dietro quello che mangiamo, e quindi è un racconto messo un po' a racconto, però molto bello, tutta la parte anche sul mais, sugli OGM, sul discorso della carne, l'utilizzo delle erbe, quindi questo sulla nutrizione è interessante. Poi quello per esempio sull'acido base ve l'ho fatto vedere prima, è un bel libro, e un altro libro che io consiglio a tutti è questo, è un po' più tecnico nella prima parte perché è scritto dai due campi, padre e figlio, è uno studio, diciamo che è il testo più importante in questo momento, di uno studio comparato tra l'alimentazione nella popolazione della Cina rurale rispetto alla popolazione del Nord America, con una serie di clinici che vedete anche sulla parte scientifica. Però nella seconda parte è interessante prendere i vari argomenti, quindi malattie autoimmuni, piuttosto che obesità, e vi fa tutti gli esempi perché è un alimento può ha portato a una obesità piuttosto che un'altra, patologie cardiovascolari, le varie controversie, e quindi è un libro che va un po' sottolineato, cioè curcuma, si prende curcuma. La curcuma è un grosso antinfiammatorio, è un tubero che viene utilizzato normalmente dalle popolazioni dell'India, e quindi questo il mio professore della scuola di medicina anti-aging aveva iniziato a fare questi studi, il professor Capalini. Lui ha iniziato ad andare in India e ha visto che gli indiani avevano patologie magari importanti, patologie batteriche e quant'altro, ma non avevano patologie di tipo reumatico infiammatorio e non demenze. Allora ha iniziato ad andare a indagare come mangiavano, quali erano gli alimenti che mangiavano quotidianamente. Ha visto che in realtà il curry è il componente base dalla colazione alla cena, di cui il curry, se andate a vedere la composizione, è per buona parte curcuma, no? Quindi che questa polvere ottenuta da questo rizoma, da questa radice, viene triturata e ottieni questa polvere gialla, un giallo molto vivace, che è usato anche come colorante naturale, quindi viene usato anche per l'uso alimentare. Allora lui ha iniziato a studiare la curcuma insieme alla sua equip e ha visto innanzitutto che passava la barriera ematoencefalica. Quindi cosa vuol dire? Che la curcumina, uno dei principi attivi, riesce a entrare nella zona del cervello, perché è protetto, non entra tutto a livello cerebrale. Quindi bypassando la barriera ematoencefalica ha visto che andava a interferire sulle sinapsi, tra una sinapsi e l'altra, con un'azione antinfiammatoria sulla formazione delle placche mieliniche, che erano poi le placche che promuovevano le malattie, le demenze e l'Alzheimer. Quindi la curcuma ha un effetto fortemente antinfiammatorio e quindi di prevenzione su malattie degenerative a livello cerebrale. In realtà è usato come antinfiammatorio, ma è anche benefico nei processi digestivi, perché interviene nella detossificazione epatica, quindi ha vari aspetti. La potete utilizzare come alimento usando un mezzo cucchiaino, un cucchiaino al giorno sulle verdure, sul pesce, per chi mangia il pesce, piuttosto che sui cereali, magari diluita con un po' di panna di riso, panna di soia o quant'altro, abbinato un filo di un pochino di pepe nero macinato per migliorarne l'assorbimento del principio attivo.
altrimenti lo trovate in capsule. Cercate le capsule che contengano solo la curcuma, magari a uno non piace proprio il sapore, può essere utilizzato l'alimento, allora viene incapsulato perché è una polvere. La radice prendeva, sì, sembrava fresca. Fresca, per esempio, io la uso proprio il tubero nel centrifugato. Io faccio l'ananas insieme alla curcuma e a un po' di zenzero e io ho provato. No. Strette con un dito. Quindi questa è la quello non si grattugiava. Ecco, con la casa io sono dimenticata, sono anche poi la base. Quindi donna, e qui non è interessante, perché la pasta viene cotta, ma è interessante la componente proteica. Quindi cosa succede? Che io abbatto l'indice glicemico della pasta, di conseguenza quando ho sindrome metabolica, vale a dire tendenza ad avere grasso viscerale, rischio cardiovascolare, pressione alta, tendenza a glicemia borderline, ancora più diabete. No, ma questo qua a fine cottura lo metti dentro. Una componente di farina di trovate oltre la calma, può essere interessante per mantenere più basso la glicemia.